Federico Cesari, che così siamo un po' imbarazzati, imbarazzo, che imbarazzo. Quello c'è sempre, quella è una costante della vita, direi che sta sempre bene, sta sempre bene su ogni situazione, un po' di imbarazzo. Hai la voce appunto, hai imbarazzo in Inside Out 2, ti sei divertito, noi parecchio a vederti così rosa, così con questa felpa, anche se insomma non eri tu in persona. Sì, mi sono divertito molto, anche perché è un personaggio insomma che parla molto con i silenzi, con i versi, prova a emettere, a verbalizzare ma non ci riesce, quindi questo suo aspetto trasmette una dolcezza che mi diverte tantissimo, è una goffaggine insieme alle sue dimensioni che è veramente fuori contesto e che lo rende veramente un personaggio dolce e divertente. Tua prima esperienza di doppiaggio o hai fatto già qualcosa? No, avevo già doppiato un film, sì, sempre Disney, l'unico insuperabile Ivan. Ti piace il doppiaggio? Devo dire che è un mondo meraviglioso, è veramente un mondo molto diverso, però veramente bello, soprattutto quando ti capita di interpretare insomma un personaggio in un cartone, perché diventi effettivamente quel cartone là, si è associato a un immaginario, mentre da attori noi ci possiamo trasformare, ma fino a un certo punto invece interpretare un cartone ti permette di essere qualcosa di completamente differente da te. La cosa che ti mette più in imbarazzo? Sono molto a disagio quando magari c'è qualcuno che mi riconosce per strada e però non ha capito bene chi sono e quindi inizia a fissarmi in maniera veramente esplicita. Io, quella cosa mi mette abbastanza a disagio. Ma come, la notorietà? Un certo tipo di notorietà, diciamo. Grazie mille, buonasera. Grazie, grazie.